remember we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte. E bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui con il nostro appuntamento fisso per le maschere terminate del mese, in collaborazione con la mia dolce metà Ekaterina del canale The Witch Pozioni di Bellezza. Giù nell'info box vi lascerò il link per andare a vedere il suo canale, e quando lei pubblica il video poi il link diretto al video gemello a questo. Allora, io direi di cominciare subito. Ne ho finite anche qualcuna in full size, come quasi tutti i mesi almeno. Cerco di smaltire qualcosa anche di in tubo e in barattolo, anche se quelle in velo sono quelle che preferisco, in tessuto, ecco. Allora, come maschere in crema monodose ho terminato questa qua di Lavera, e sono due. L'altra ce l'ho ancora. Praticamente è una maschera per pelli ipersensibili e, come posso dirvi, reattive, stressate. È una maschera calmante di per sé. Io questa l'ho utilizzata una mattina dopo essermi svegliata da una notte. L'ho usata un bel qualche giorno fa, diciamo, forse 10-11 giorni fa. Dopo essermi svegliata da una notte molto calda, quindi avevo la pelle stropicciata, arrossata e tutto, e questa ce l'avevo in frigorifero, l'ho messa su, una goduria. Mi ha calmato i rossori, la pelle era lenita, era più morbida ed era anche idratata. Poi ho terminato questa Revita Night maschera viso, tutti i tipi di pelli, rigenerante e rivitalizzante di My Mask, la linea bio. Questa è una maschera da notte, sono 10 ml, ma ne basta davvero pochissima, quindi con questa bustina io penso di averci fatto almeno 4, se non di più, applicazioni. È buona, è davvero una maschera rigenerante, è un po' corposetta, ecco. Per quello dico che ne basta davvero poca, perché se poi esagerate, la mattina magari ve la trovate ancora sul viso, non completamente assorbita, e non serve a niente. Per quanto riguarda la pelle, la va a rigenerare, ammorbidire e nutrire. Poi ho fatto questa al Cranberry Energizzante Radiance Mask di Kiehl's, buonissima, anche questa in frigorifero, ho fatto una mattina, mi ha lasciato la pelle fresca, luminosa, compatta, bellissima. Queste maschere da mattino che risvegliano la pelle a me fanno impazzire, soprattutto quando ci si sveglia da magari una nottata dove ci si è mosso tanto sul cuscino, quindi ci sono i segni del cuscino sul viso. Io amo e adoro, e anche questa la tenevo in frigo, non so se ve l'ho detto, buonissima. Poi ho fatto questa qui alla canapa di Natura Verde Bio, buona, non mi dispiace, ecco, non spicca in nulla, sono fuori fuoco, a posto? Non spicca in nulla, ecco, l'ho provata diverse volte, questa volta mi ha lasciata un po', ma sì, la pelle è più morbida, leggermente più idratata, ma nulla di che, ecco. Poi ho fatto questo campioncino della maschera notte di Mike Laren, la maschera notte rilassante. Io ho amato questa maschera, mannaggia, i campioncini sono la mia fine. Questa maschera è quasi identica alla crema che io avevo utilizzato della linea di Mike Laren, quasi identica, e l'unica cosa ha quella spinta in più, però la consistenza fresca è quella, l'effetto di pelle setosa, idratata, alla mattina dopo è la stessa, e è proprio bella. Io amo queste texture in gel, che non però non fanno i pallini, non fanno strato, non lasciano appiccicoso, si assorbono. Io questa l'ho usata tutta in una volta e avrei potuto metterne un altro po'. Buonissima, mi ha fatto impazzire, la comprerò sicuramente. Poi ho fatto questa al cactus di Balea, anche queste sono in teoria due bustine, però io le ho fatte tutte in una volta perché aveva questa consistenza in gel molto fresca e sempre tenuta in frigorifero, sempre fatta di mattina, mi ha dato una svegliata alla pelle, ecco, non fa granché. Però da fare così la mattina qualcosa di fresco che sveglia la pelle, la rinvigorisce, non è male. E poi ne ho fatta un'altra di Kiehl's, la calendula e aloe,
idratante e questa qui, anche questa, aveva una texture in gel fatta al mattino, buona. A me le maschere, i prodotti di Kiehl's in generale non mi dispiacciono affatto. Ho il tonico alla calendula, nelle scorte e altre cosine. Ho delle maschere, credo di non avere questa, peccato perché è veramente buona. Comunque ragazzi, non so da voi, qua ci stanno 9 gradi e nel giro di 2 giorni sono calate le temperature di 25 gradi. E uno come fa a non ammalarsi? Io mi chiedo, io ho già tirato fuori i maglioni perché non si fa freddo veramente. E stanotte, vedete, c'è questa copertina leggera, mi sono andata a prendere il panno perché stavo morendo di freddo. Sempre di Kiehl's ho usato questo campioncino di Midnight Recovery Concentrate, che è un siero oleoso. La mia pelle non ha maglioli, quindi comunque questo qua averlo aperto senza la possibilità di tenerlo chiuso e magari usarlo più diluito, il fatto che io l'abbia usato molto, molto più di frequente rispetto a quello che magari avrei utilizzato, come utilizzo gli oli io, che li uso magari un paio di volte a settimana e poi basta, questo l'ho dovuto usare tutti i giorni per evitare che andasse a male, perché comunque c'era un foro qui aperto, non poteva stare chissà quanto. Devo dire, non mi è dispiaciuto, però la mia pelle insomma cominciava, non dico a ingrassarsi, però a lucidarsi magari durante il giorno, dopo il terzo o quarto giorno di applicazione. È per quello che dico che non è che non mi piacciono gli oli, mi piacciono, so che la mia pelle ne ha bisogno, ma ne ha bisogno in piccole quantità e assolutamente non sempre, perché sennò si ribella. Poi, come patch occhi, ho fatto solo questi qua di Face D, i The Puffing Eye Mask, perché ne ho, come vi ho detto l'altra volta, in un barattolino che tengo in frigorifero, che sto cercando di terminare perché ce n'erano un sacco, secondo me più di 30 paia, e voglio terminare quelli prima di usare quelli in monodose che ho. Questi qui sono buonissimi, a me sgonfiano un sacco la zona del contorno occhi, soprattutto se magari c'ho un po' di borse, un po' di occhiaie, un po' di stanchezza, un po' di occhi stanchi, questi mi danno davvero una grossa mano. Ora cominciamo con le maschere in tessuto, che ci piacciono tanto. Ho fatto questa qui di Apieu, fatta a gelatino, buonissime. Queste maschere sono tutte buonissime, le trovo tutte abbastanza simili. E questa diceva di essere, vorrei sapere a che cosa, ma la maschera in tessuto a base di Anerabong aiuta ad illuminare il colorito, schiarisce e rende la pelle più luminosa. Effettivamente sì. È anche molto molto idratante, oltre a essere leggermente illuminante. Poi ho fatto la face mask da panda, idratante di questo marchio che è La Vie Paris. Qua lo vedete meglio, qua dietro. Carina, carina, divertente. Questa non ricordo se me l'aveva mandata Federica in un pacco, seppure ce l'avevo io, non ricordo. Carina, divertente perché c'ha il disegnino del panda sul viso, però sì, leggermente idratante, nulla di più, ecco. Mi capita spesso con le maschere, con i disegnini, che siano tanto belle, ma che facciano il giusto. Questa sono sicura, me l'ha mandata Federica, e sono i calzini idratanti di Bottega Verdi per i piedi, ottimi, 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 mi sono innamorata. Mi hanno tolto tutte le secchezze del tallone, io li ho tenuti un bel po', non li ho tenuti 10-15 minuti assolutamente, io li ho tenuti 3-4 ore, proprio me li sono dimenticati, ottimi, ben imbevuti, un profumo buonissimo e il mio piede ha bevuto tutto quello che c'era all'interno, tutto il prodotto, tutto il siero. Piedi morbidi, belli, belli, belli. Quelli li riprenderò sicuramente. Poi di Dottor Altea ho fatto l'Herb Therapy Velvet Mask. Buona, siero lattiginoso, trovata su Privalia. Tessuto sottile, aderiva perfettamente. Mi è andata a idratare e compattare molto la pelle. La mia conferma, Love Beauty and Planet al cocco. Idratante, buona. Questa è seconda pelle, non è un tessuto, è proprio seconda pelle. Voi potete mettervela e dimenticarvela, imbevuta e ben imbevuta. Fino a tre quarti d'ora a me rimane bella bagnata, poi dopo la pelle finisce di assorbire tutto e se la beve e mi lascia la pelle bella, proprio bella idratata, bella fresca, bella in uno stato di comfort. Un'altra conferma è la Garnier Skin Active Hydra Bomb. Devo andare a ricomprare quelle, io pensavo di averne ancora, invece non ce le avevo più. Quelle rosa, la versione lenitiva, perché non ne ho più e quelle lì mi servono quando c'ho una pelle che fa le pazzie. Comunque questa è super idratante, il tessuto è un po' grande per il mio viso, però lo piego.
super idratante, non lascia la pelle appiccicosa, la lascia anche leggermente più luminosa, buonissimo. Questa mi ha stupito veramente ed è di Clinians, la Luxury Gold Mask, credo sempre mandata da Fede se non sbaglio. Tanto ti bacio, tesoro. Maschera in idrogel che aveva un qualcosa di perlescente all'interno, perché anche mi è rimasto anche sulle mani, e queste piccole perlescenze poi rimanevano sul viso. Voi andavate a applicare, dopo averla tolta, i vostri prodotti, il siero, la crema e via via. La mattina dopo la pelle era veramente, veramente luminosa. Si vede che assorbendo queste particelle contenute nell'idrogel rimaneva proprio l'aspetto luminoso sulla pelle. Buona, non me lo sarei mai aspettato. Pore Solution di Dr. Jart, una maschera che fa le bolle, ma fa le bolle con un aiuto, nel senso che voi la mettete, aspettate 2-3 minuti, poi dopo andate a frizionare con le mani sulla maschera per crearvi voi le bolle, altrimenti ne fa poche poche. Buona, mi ha lasciato la pelle molto molto pulita, per nulla aggredita e molto più luminosa. Leg Cream Mask di Too Cool for School, sempre tra virgolette purificante. Queste sono maschere che vengono definite per i pori, per ridurre i pori, ma sono anche comunque, certo. Sono comunque maschere molto idratanti, sono imbevute di questo siero lattiginoso che va a idratare e leggermente a purificare la pelle. Buonissime. Sempre trovate su Privaglia. Poi ho fatto la V7 Brightening Mask, sempre di Dr. Jart. Questa è illuminante alle vitamine, buonissima ragazzi, buonissime le maschere di Dr. Jart. C'hanno qualcosa in più, non c'è niente da fare. Costano un pochino di più, ma li meritano tutti. Pregna, pregna di prodotto, e mi è rimasto il viso luminoso per 2 giorni. 2 giorni. Buonissima. Non mi è piaciuta la You Are Golden di Kiko. Non so dirvi che cosa abbia fatto perché non ho visto nessun risultato sul mio viso. Peccato perché a me gli idrogel piacciono tanto. Questo era un idrogel in due parti, ma non, su di me non ha fatto niente. Questa l'ho presa al di più e ne ho prese due versioni così e due di un'altra versione. Maschera in tessuto 2 in 1, idratante e nutriente. Pff, nutriente, ma chi? C'è un pochino di prodotto, nel senso che se voi siete di fretta e avete 10 minuti per fare una maschera in tessuto, ma non volete buttare una maschera pregna di prodotto, voi vi mettete questa, dopo 6-7 minuti è asciutta completamente, la vostra pelle è asciutta, fresca, non lascia nessun appiccicume, dà quella leggerissima idratazione e basta. Vedete voi se ne vale la pena? Secondo me no. Io bella Arzilla ne ho prese 2 e 2, perfetto. Le farò quelle, sopra ce ne farò un'altra, c'è niente da fare. Poi, di Yada, sì, di Yada ho fatto la Brightening Jelly Pack. Queste sono maschere in gelatina, tipo, come le Jelly Bomb, quelle che vi ho fatto vedere già in alcuni video. Hanno questo siero gelatinoso. Buone, buonissime, sottili. Pregne, pregne di prodotto, io non so se qua c'è scritto 33 ml. Capite bene che contro quella del di più che ne ha. Aiuto? Quanti ne ha? Perché non lo dici, eh? È la coda di paglia che non lo dici. Non lo dici, eh? È giusto. Sì. Non lo dice, ma ne ha pochissimi, ve lo garantisco. Pazzesco, non lo dice veramente. Vabbè. Comunque questa ne ha 33 ml. Si sentono la vostra pelle lì, almeno la mia, li ha bevuti. Ha illuminato un sacco ed è andata anche a idratare e levigare leggermente la grana. Poi questa di Love Recipe alla carota. Buona anche questa, idratante. Leggermente, come posso dirvi, schiarente a livello delle zone magari un po' più arrossate. Io questa l'ho fatta in una giornata dove tirava un sacco di vento, quindi la mia pelle era un sacco arrossata sulle gote e anche qui sopra la fronte. Questa mi ha schiarito benissimo i rossori, non mi è andata a bruciare in quelle zone e mi ha lasciato la pelle molto idratata.
Poi ho fatto di Pixi la Glow Glycolic Boost. Bella, questa è una bellissima maschera. Una maschera a base di acido glicolico. E l'acido glicolico è uno degli attivi che io più preferisco in cosmesi. E va tenuta su questa il tempo che dice, eh? Non bisogna esagerare perché comunque si parla di acidi esfolianti. Subito voi non vedete differenza, almeno per come è capitato a me, io subito non ho visto assolutamente la differenza. Il giorno dopo la mia pelle era specchiata, ma specchiata. Per me, come agisce l'acido glicolico? Mai nessuno, mai nessuno. Le imperfezioni erano completamente seccate ed sfiammate e la pelle era bellissima, luminosa, uniforme, i pori ridotti, bellissima. Bellissima. Vi volevo chiedere una cosa a proposito di questa maschera. Chi di voi ha provato questa maschera mi può aiutare? Io non è la prima volta che la provo. L'avevo messa in frigorifero. La prima volta che io l'ho provata, quando ho tirato fuori il tessuto non era rosa. Poi io qui dietro ho visto che comunque il disegno indica un tessuto rosa. La vado a tirare fuori dal frigo, ma io vi giuro che la prima che ho provato il tessuto non era rosa. Quando la sono andata a tirare fuori dal frigorifero, il tessuto era di questo colore. Qualcuno mi può dire se anche la vostra era di questo colore? Questa maschera oltretutto è ancora bagnata. Se qualcuno mi potesse dire se il tessuto era di questo colore, perché secondo me, ma io sono sicura, forse era sbagliata la prima che ho fatto, perché io la prima che feci non era di questo colore il tessuto, assolutamente me lo sarei ricordato. Comunque questa è una maschera odi amore, nel senso che gli effetti sulla pelle mi piacciono un sacco, perché purifica leggermente dove deve purificare, idrata dove deve idratare, compatta leggermente, lascia la pelle più morbida. Ma ragazzi, il tessuto non sta su neanche se voi lo pensate. E ripeto, a me gli idrogel piacciono. Ma questo non è un idrogel, questo. Boh. Non. È konjac e non sta su. Non sta su, non sta su neanche a pagarlo. Cioè, proprio. Scende, scende continuamente. Anche se voi state sdraiati, scende. Peccato perché dopo un po' uno si stanca e se la cava. Peccato perché gli effetti non. Muoio. Peccato perché gli effetti non sarebbero male. Mi sta andando via la voce in questo momento. Comunque, continuiamo. Ho fatto questa al pomodoro di Tony Moly, presa da Sephora tempo fa. Peccato che io non trovi più queste maschere perché sono veramente buonissime. L'ultima volta che sono andato, visto che c'era solo la versione alla perla e un'altra che non mi interessavano, però mi ricordo che c'erano un sacco di versioni, tutte a base di frutta e verdura. Peccato che io non le trovi più perché sono maschere veramente buonissime, hanno un tessuto sottilissimo, fanno quello che promettono. Questa mi ha lasciato la pelle molto più luminosa, idratata e compatta. Peccato che non. Sephora mette, Sephora toglie. E così. Sempre dello stesso brand di prima, Love Beauty and Planet, ho fatto anche la versione al Murumuru, al burro di Murumuru e rosa. Questa mi va a illuminare la pelle da paura. Me la idrata, me la lenisce e me la illumina un sacco, ma so che la rosa ha questo effetto su di me. Bellissima, stesso discorso dell'altra, seconda pelle. Poi ho fatto l'anti-age di Geomar, un'altra conferma, mi piace un sacco, mi lascia la pelle molto molto morbida, proprio setificata, leggermente idratata, ma molto 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 setificata. Poi ho fatto questa purificante al carbone, sempre di Yada. Buona, nonostante abbia l'aspetto purificante dell'attivo del carbone, va anche a idratare benissimo la pelle, è in tessuto nero, aderisce molto bene e non cola assolutamente, non cola, non brucia, non crea irritazione, mi è piaciuto un sacco. Poi un'altra mia conferma, che però stavolta mi ha lasciato un po' stranita, ho fatto questa mascherina Rose Gold Honey Mask di Papa Recipe. Io mi ero sempre trovata bene con le altre perché avevano questo siero in crema molto, molto nutriente, molto proprio nutriente, burroso quasi. Non unto, per niente unto, però corposetto. Questa qui non ho capito bene perché avesse questo tessuto fatto così. Lo vedete?
Sembra tipo una cera d'api, no? Però non era così ben imbevuta come le altre. Mi ha lasciato un po'. Io l'ho presa convinta perché avevo la pelle molto molto secca, l'ho presa convinta e mi hanno detto questa qui sarà super nutriente, super restitutiva, rigenerante, e invece mi ha lasciato un po' così. Non male l'effetto perché comunque il suo l'ha fatto, però nutriente no. Nutriente per quanto mi riguarda no, leggermente illuminante, idratante, ma nutriente no. Ci sono proprio rimasta male. E poi ho fatto un'altra conferma che è questa di Ariul, 7 Day Mask Bamboo Water. Questa qui l'ho presa sempre su Privalia in un paccone che ne aveva tipo 20 dentro, quindi la vedrete fino al vomito. Idratante, molto molto idratante, leggermente. Come posso dire, leggermente ricompattante, ecco, la pelle era un pochino più polposa. Buona. Poi in full size ho finito l'amore della mia vita, che è questa maschera nera super idratante, ridensificante, illuminante di Elan. Aveva questo colorino nero, no? Qui ce n'è un fondino che non riuscirò mai a tirar su. Buonissima, ragazzi. Questa maschera io la mettevo sulla sera davanti alla TV. Dopo un quarto d'ora che ce l'avevo su, magari voi la mettete fin qua e poi c'è il pezzettino sopra le labbra di pelle senza prodotto. Su quel pezzettino lì colava l'olio contenuto dentro la maschera. Ma aveva una componente oleosa talmente sottile, talmente impercettibile. La sentivate comunque dove non c'era la maschera perché piano piano si separava e colava. Che quando andavate a rimuoverla, la pelle non era né unta né appesantita. Però era bella, morbida, luminosa, polposa e nutrita, bellissima. Questa maschera veramente bellissima. E uno da una maschera nera non se l'aspetta, perché di solito le maschere nere sono purificanti, altamente astringenti. Questa invece è veramente rigenerante, buonissima. Se avete l'opportunità di provarla, provatela perché veramente ne vale la pena. Se non ne avessi così tante, potrei anche ricomprarla. Ma visto che per ora sto a posto, dai. Poi ho terminato questa limone illuminante di Skin Food, presa da Sephora anni luce fa, completamente finita. Questa era una maschera in gel da fare al mattino, tenuta 15 minuti e andava a illuminare la pelle. Io ce l'ho questa pelle luminosa, lo potete vedere dalle maschere che faccio, però è una cosa che proprio a me piace avere la pelle luminosa, ma quando vedo una persona con la pelle spenta, stanca, mi sa anche di più vecchio. Più vecchio e triste e io non voglio essere né vecchia né triste. A parte gli scherzi, questa è stata una maschera che non mi ha convinta del tutto. Allora, devo dire, finché non ho superato il PAO e quindi le prime applicazioni, ha un PAO comunque di 12 mesi, e le prime applicazioni fino a circa metà barattolo, toglievate la maschera, pelle veramente veramente luminosa. Poi piano piano questo effetto è andato sempre a diminuire, sempre a diminuire. Le ultime, to 5 applicazioni, acqua fresca. Tanto che l'ho spostata in frigorifero almeno per averla fredda e decongestionare il viso la mattina. Fine. Però peccato perché le prime applicazioni funzionavano abbastanza bene. Come ultima, sì. Come ultima, sì. Ho terminato la maschera viso, maschera viso all'argilla rosa purificante, idratante e riossigenante dell'erboristica di Atenas. Questa è la maschera finita, aveva questo colorino rosino. Questa è una maschera che consiglia notevolmente a chi ha la pelle super 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 sensibile, ma ha bisogno di purificarla ogni tanto. Voi non lo vedrete mai a primo impatto l'aspetto purificante perché vi lascia la pelle morbida, idratata e veramente liscissima. Ma una pelle che sembra che abbia già avuto tonico, siero e crema. C'è proprio una pelle in uno stato di comfort pazzesco.
Nonostante questo, con l'utilizzo continuativo io ho visto anche l'aspetto purificante e a livello proprio delle imperfezioni date magari dal ciclo, dallo sgarro col cibo, da un momento di stress, insomma, io e Bubboni li vedevo, se prima avevano una durata di non so quanti giorni, questa qui nel giro di due applicazioni me li sfiammava. Ma me li sfiammava in modo delicato, non è che dall'oggi al domani erano secchi, assolutamente, non andava a irritare la zona già irritata, andava proprio a decongestionare il rossore e l'infezione che c'è sotto a un bubone, perché c'è quello, ragazzi, non c'è nient'altro. Tutto in maniera delicatissima. Nelle altre parti del viso dove non c'era bisogno di purificare andava davvero a idratare. Non so proprio se fosse, può essere giusto dire riossigenante. Io la trovo proprio più, non riossigenante, la trovo una maschera da coccola. Se c'è bisogno di purificare, purifica, se c'è bisogno di idratare, idrata. Bella, una bella maschera. Non la ricomprerei per l'odore di argilla, che però è quell'argilla che proprio non mi piace. Mi ha impregnato, si sente da fuori, mi ha impregnato, è proprio quell'argilla tipo fango, che non mi fa impazzire. Mi ha impregnato le spugne con cui la toglievo, le ho dovute buttare perché non veniva via neanche in lavatrice quell'odore. Ecco, per quello proprio non la ricomprerei, perché anche mentre ce l'avete su c'è questo odore di fango, voglio dire fango marcio, però di fango, ok? Non ho superato il PAO, il profumo è sempre stato quello, e peccato, però è una buona maschera, ecco. E niente, questo era tutto, vi ricordo di passare a vedere il video di Ekaterina, vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima.